Buonasera e benvenuti a tutti. Sono Antonietta Priolo, presidente dell'Associazione Angelo Custode, che ha organizzato l'evento di questa sera. Ho il piacere di porgere a tutti voi il nostro più caloroso saluto. Ringrazio e saluto con particolare riguardo prima di tutto i relatori, il neoeletto sindaco di Lauria Gaetano Mitidieri, al quale, oltre all'applauso di incoraggiamento, facciamo i migliori auguri di buon lavoro. Le altre autorità civili intervenuti, in particolare il consigliere regionale Mariano Picci, poi in questo momento non vedo altri, quindi non voglio, comunque ringrazio chi è presente, le autorità militari, il comandante della stazione dei carabinieri, il comandante maresciallo Caputo, il tenente dei vigili urbani Lamboglia. E considerato l'argomento di questa conferenza, le autorità religiose, in particolare Don Francesco Sirufo, Suor Maria Provenzano e tutte le consorelle delle altre congregazioni presenti, il diacono permanente Francesco Gentile. Siamo purtroppo dispiaciuti che Sua Eccellenza Monsignor Nollet, il nostro Vescovo, non sia con noi, però purtroppo per sopraggiunti e interrogabili impegni. Interverranno più tardi in sua vece Don Franco Alaggia e Don Vincenzo Iacovino. Saluto e ringrazio inoltre, oltre che tutti i nostri volontari e gli operatori della cooperativa sociale Angelicum, e per tutti saluto la dottoressa Nicoletta Messuti, le associazioni laiche e cattoliche del territorio che sono presenti e i loro rappresentanti, gli istituti scolastici, gli operatori e responsabili dei servizi sociali e gli uomini e le donne di cultura e di fede della nostra città. Desidero infine ringraziare il professor Pierpaolo Lauria, nostro amico personale e dell'associazione, grazie al quale è stato possibile organizzare l'evento di questa sera, e Mario Lamboglia, direttore dell'Eco, che ci ospita in questa sala dedicata a uno dei più illustri e dotti concittadini, il cardinale Brancati. La conferenza di presentazione del volume Scienza e Verità, alla quale partecipa il curatore dell'opera, il professor Mario Castellana, dell'Università del Salento, al quale va la nostra più riconoscente gratitudine, cade proprio a pochi giorni dalla beatificazione di Giovanni Paolo II. Presentare alcuni dei suoi scritti contenuti nel volume Scienza e Verità ci è sembrato il modo migliore per rendere omaggio ad una grandissima personalità del XX secolo, alla quale anche noi siamo particolarmente legati, in quanto parte della comunità ecclesiale di Lauria, come persone impegnate cristianamente a garantire maggiore e concreta attenzione ai nostri fratelli e amici più fragili. La nostra esperienza di associazione di volontariato, impegnata fortemente a creare sul territorio nuovi profili di assistenza alle persone con disabilità, a partire dal basso, cioè dalla conoscenza diretta del problema e quindi dal protagonismo delle famiglie, testimonia che i risultati raggiunti nel nostro territorio, indicati come esempio in tutta la regione, sono non solo il frutto del nostro lavoro, ma soprattutto di un'ampia condivisione sociale ed istituzionale che gli studiosi chiamano comunità solidale. Creare una comunità solidale significa sforzarsi di proporre cose serie e credibili basate su istanze sociali partecipate, agire il proprio ruolo con senso di responsabilità e rifuggire l'autoreferenzialità, concepire il proprio impegno come servizio.
Ma tutto ciò non basta ancora. Occorre, così come per la disabilità, anche per gli altri bisogni e necessità, da un lato certamente tentare, come abbiamo cercato di fare in questi anni, di fornire risposte originali a problemi a volte scarsamente riconosciuti, che però segnano e stravolgono la vita di una famiglia. Ma dall'altro non dimenticare mai, per usare le parole di Giovanni Paolo II, di sforzarsi di guardare una persona non nei suoi tratti patologici, ma nella sua interezza, pur con le limitazioni e le sofferenze iscritte nel suo corpo o nelle sue facoltà, ponendo in rilievo la dignità e la grandezza di ogni uomo. Questo tipo di riflessione costituisce il tratto distintivo della nostra associazione, il principio ispiratore del nostro agire, che risiede nei valori evangelici della promozione umana, così fortemente sottolineati dal Papa Santo, che mi ha offerto una testimonianza personale, soprattutto nel periodo della sua lunga malattia, fornendoci l'esempio vivente della sofferenza che non si arrenda alla speranza. Già, la speranza, una virtù teologale spesso dimenticata, ma che costituisce l'elemento di unione, la base fondativa del connubio tra fede e verità. Non mi soffermo oltre, perché è proprio di questo che molto più autorevolmente di me parleranno questa sera i nostri relatori. Sono certa che sarà una discussione feconda e che ci offrirà ulteriori argomenti e spunti per cercare di rendere la nostra comunità più attenta e responsabile, ancora più civile e solidale. Grazie e buon lavoro. Innanzitutto buonasera a tutti e chiedo scusa se mi emoziono, perché sono alla mia prima uscita pubblica e quindi sono particolarmente onorato di averla fatta questa sera in questa sala e per questa occasione particolarmente pregiata, che mi onora non solo di essere presente ma di svolgere questo ruolo. Ringrazio l'associazione, l'Angelo Custode, che per il grande ruolo che svolge nel nostro paese, sul nostro territorio, fatto di grandi sacrifici e di grandi testimonianze di impegno. In un momento in cui le difficoltà del nostro paese sono particolarmente gravi e onerose, in un momento in cui la solidarietà e la coesione sociale sono alla base del nostro vivere quotidiano per poter superare questo particolare momento. Ringrazio quindi l'azione che svolgono sul territorio gli amici dell'associazione L'Angelo Custode e ringrazio per aver organizzato questa manifestazione con i relatori al tavolo che di grandissimo livello culturale, che stimo in particolar modo per coloro che conosco e anche per coloro che non conosco, che ho avuto modo di conoscere questa sera. Quindi buon lavoro, grazie di questa manifestazione e grazie per il lavoro che comunque continuerete a svolgere sul nostro paese, sulla nostra area. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, benvenuti. Come diceva il sindaco, a me spetta il compito di... Dodero, che ringrazio per aver accettato di essere qui con noi stasera e di intervenire a questa presentazione, e il professor Libonati, figure storiche del mondo della cultura della nostra area. Il professor Castellana insegna filosofia ed epistemologia della storia all'Università del Salento a Lecce e alla Facoltà Teologica Pugliese. La sua attività è
oramai un'attività che è quarantennale, e i suoi primi studi risalgono agli anni 70, il primo studio importante del 73, e si è occupato della figura, in particolare ha rivalutato e ha riscoperto la figura di Federico Enriquez. Del 73 è uscito un suo saggio su Enriquez e Bachelard, e Gaston Bachelard. Enriquez e Bachelard aveva il titolo Due epistemologie razionaliste. Ha scritto numerosi volumi, si è occupato appunto dell'epistemologia italo-francese, si è occupato di altri autori di questo ambito, della figlia di Bachelard, Suzanne Bachelard, Lautmann, di Michel Serre, e diciamo che appunto i suoi meriti principali, ha scritto, la sua bibliografia oramai è vastissima, è sterminata, ha scritto numerosi articoli su riviste italiane e francesi, dirige delle collane in Italia e in Francia, in questo momento lui ha collaborato e ha avuto dei rapporti diciamo intellettuali con importanti filosofi della scienza italiana, a partire dal padre della filosofia della scienza, Ludovico Geymonat, Giulio Giorello e